Benvenuti al video, al primo video live del 2020. Stamattina quando sono venuto nello studio non avevo la minima idea di fare il lavoro che è dentro questo stampo che sguainerò tra poco. È ancora caldo, ma la cosa importante è che l'ho fatto. Dentro ci sono due sculture che io feci, mi sembra un paio d'anni fa, delle varianti della scultura dell'anima. Questa è la scultura dell'anima che è nata nel, più o meno mi sembra nel 1987, una roba del genere, da un input che venne fuori dalla mia ex moglie, che per gioco mi chiese un pezzo di creta da modellare e praticamente fece l'impronta di questa scultura che a me piacque moltissimo. Gliela chiesi, gliela portai via dalle mani praticamente e finì io di lavorarla. Questa è la scultura più bella che io ritengo di avere fatto in tutto il mio parco di opere che mi accompagnano da quando sono un bambino fino adesso. Nessuno l'ha mai capita, ma questo non è un problema, non è un problema. La cosa importante è che l'abbia capita io. Da questa scultura, che io modellai in creta e poi feci cucinare in terracotta, stranamente dissi che qualche giorno fa, mostrando la terracotta della scultura della Befana della Pace, che è la prima scultura, l'unica scultura che è uscita intatta dal forno, mi ero dimenticato che invece no, ce n'era stata un'altra. Anche questa scultura qui uscì fuori dal forno in maniera impeccabile, nonostante che sia piena e sia vuota al suo interno. Al suo interno è vuota, come vuota anche questa qui di bronzo. Questa qui di bronzo è vuota, ma ha un vuoto diverso dal vuoto che ha questa scultura madre dell'anima. Tecnicamente faccio notare una cosa. Vedete che, essendo la scultura dell'anima in bronzo messa vicina alla scultura originale, è un po' più piccolina. Questa sta a dimostrare che quando si fa un bronzo da un modello realizzato in qualsiasi materia, il bronzo quando viene fuori è almeno un decimo più piccolo come volume del modello originale. Per cui, perché ho fatto questa cosa qui? Poi ho tante sculture declinate dalla forma dell'anima. Ho fatto la versione ghianda, la versione pigna, e questa l'ho chiamata la versione ciliegia, come questa qui in bronzo, no? Ho fatto anche altre varianti da allora. Anche Tonino Guerra e i loro amici, il dentista del Papa, che era amico di Tonino Guerra, un giorno venne a casa nostra a mangiare e ne volle una bellissima in scagliola dura. Se la portò via, insomma, una bella persona, sia lui che la moglie. Ecco, una delle poche persone che le hanno capite. Tonino Guerra non credo che l'abbia capita la potenza di questa scultura qui. Ma perché oggi è un giorno speciale? Oggi è un giorno speciale perché dentro questo stampo qui, che sguainerò tra poco per vedere come sono venute, e lo faccio insieme a voi, perché penso che possa essere veramente una cosa storica, una colata storica, quella lì che ho fatto, questa qui che ho fatto questa mattina, che oggi è il 23 di gennaio 2020. Ho fatto questa colata storica che poi adesso in breve vi spiegherò in che cosa consiste, no? Praticamente io ho sempre avuto un desiderio nel cuore, in tutte le sculture che faccio, no? E cioè questa idea, questa
aspirazione che oltre alla bellezza della scultura che in una casa o in un giardino o in qualsiasi posto possono essere messe, a parte la bellezza estetica che è già molto importante perché la bellezza prova che in ogni essere umano uno stato d'animo ottimale, eccitante. Questo lo vediamo tra le persone, quando incontriamo delle persone belle che ci piacciono, sia esteticamente o per come sono internamente, la nostra anima si eccita, risuona, no, naturalmente a questa bellezza che ci troviamo di fronte agli occhi. Per cui è già importante anche semplicemente solo l'estetica. Però ho sempre avuto il desiderio che fossero anche utili le mie sculture, no? Per cui ho pensato di fare anche nel tempo, ed è una cosa che non è che ho abbandonato, ho messo un attimo in pausa perché sono tante le cose che sto seguendo e non puoi seguirle tutte considerando un po' come vanno le cose. Però che potessero essere anche utili. La colata che ho fatto in queste due anime, che adesso vado a aprire, e poi spiegherò perché possono essere utili. È una cosa di cui non sono ancora sicuro, dovranno essere testate. Fa un po' di resistenza. L'anima però è venuta. Allora, la parte di sopra mi sembra che sia venuta bene. Vediamo la parte di sotto. Sì, è venuta bene anche la parte di sotto. Si è mangiato un po' di stampo e adesso tiriamo fuori anche l'altra. Non è male quel po' di stampo che si è mangiato perché a differenza delle anime originali che devono essere vuote, queste devono essere piene. Anche queste si è mangiato un po' di gomma, ma va benissimo. Chiudo lo stampo, lo metto da una parte e veniamo alle due anime. Queste sono le famose anime che io feci, chiamandole le anime mundi. Ho fatto la versione in, che è questa, cioè che tiene gli occhi chiusi. Non so se si vede là vicino. Tiene gli occhi chiusi a simboleggiare, a sottolineare che è in ascolto di se stessa. E poi c'è l'anima out, l'anima che guarda il mondo, cioè che ha gli occhi aperti. Sculture che ho già fatto e sono in vetrina nell'albero della Dea Madre, insieme ai vari portafortuna che ho fatto tempo fa. E che cosa c'ha di diverso questa colata dalle sculture che sono poi lì colorate in vari modi, eccetera, che all'interno ho messo degli elementi che per il momento non posso ancora dire che cosa sono, perché le devo fare testare. Adesso le ho fatte, appena finisse di fare l'asciugatura, le devo inviare a un personaggio che conosco di Alessandria, che si chiama Angelo, una persona che ho conosciuto ultimamente grazie a Nora Paglionico, che mi ha dato un'informazione per me molto preziosa per il lavoro che sto facendo. Praticamente dentro ci sono degli elementi al quale ho lavorato tutta la mattina per prepararli e poi metterli quattro nell'anima in e quattro nell'anima out. Poi ho colato la ceramica fredda, tecnicamente si chiama D-Plast, è un materiale molto ecologico che non ha nessuna controindicazione, lo puoi anche inalare, respirare, non dà nessun problema alla salute.
E di buono ha che resiste addirittura anche al congelamento. Feci una prova tempo fa perché qualcuno mi aveva chiesto delle cornici da mettere in delle finestre, aveva paura del congelamento. Feci una prova e vidi che dopo 4 giorni di tempo lasciato nel congelatore vennero fuori senza neanche delle microcrepe, per cui è un materiale veramente molto buono. Lo faccio testare per vedere se ha quella potenza. Quella potenza che altri elementi fatti con un altro materiale è già risaputo che hanno. Per cui questo video ha solo lo scopo di fare vedere che sono nate oggi, il 23 di gennaio, le prime anime che possono essere veramente considerate in questo momento anime complete, nel senso che hanno una vita internamente, una vita che si irradia intorno all'ambiente di chi ci abita e può creare delle cose molto significanti, a parte per la salute, anche per lo stato dell'inquinamento alla quale tutti i giorni siamo sottoposti, dal cielo, guardando le famose scie chimiche negate per tanto tempo, e chi lo diceva veniva eliminato con il classico aggettivo di complottista, invece adesso le hanno ufficializzate. Hanno semplicemente detto che sì, queste scie chimiche esistono da tanti anni, le irrorano quotidianamente, perché servono per salvaguardare il clima del pianeta. Per cui hanno ammesso che le stanno spruzzando, no? Mi chiedo come mai allora non le spruzzano in mezzo all'oceano, ma le spruzzano sempre solo dove ci sono i posti abitati, no? Ma comunque non voglio entrare in polemiche perché è divertente la lotta tra il bene e il male. Perché il male, fondamentalmente, per quanto astuto possa essere, non riesce mai ad avere la meglio, nel senso che il creatore fornisse anche l'antidoto a qualsiasi cosa. E queste anime qui potrebbero essere degli antidoti veramente strapotenti, che oltre che belli, hanno una efficacia perché hanno una loro vita che viene a proteggere la vita su questo pianeta degli esseri umani, anche degli animali, anche della natura. Che quattro piccole persone psicopatiche che non sono veramente in grado di poter usare il loro cuore per come la natura ci permette di fare, che hanno il cuore talmente duro, talmente di pietra che non hanno più speranza di essere rianimati, che però in questo momento hanno in mano il controllo del mondo e sono vicinissimi ad ottenere quello che è il loro intento. Beh, non ce la faranno, non perché lo dico io, perché io non sono assolutamente nessuno. Sono semplicemente una persona molto contenta, molto fortunata, perché ho avuto la fortuna all'età di 25 anni di avere la risposta che mi chiedevo da quando avevo 18 anni, e cioè che scopo ha la mia vita. E volevo una risposta vera, non una risposta da mettermi qui mentalmente. Questa risposta l'ho ricevuta e tutti i giorni io mi avvantaggio di questo dono che mi è stato fatto, dove posso godere della pace e della felicità che c'è dentro il mio cuore. Così forte e potente che bypassa qualsiasi problema mi si presenta di fronte, comprese le famose multe del cazzo che adesso il 30 di gennaio ho saputo dal mio avvocato, ci sarà l'appello alla prima sentenza nel quale mi hanno condannato e dalla quale mi aspetto un'altra condanna. Mi aspetto un'altra condanna, come mi aspetto un'altra condanna quando andrò in Cassazione, ma non mi aspetto una condanna quando andrò a Strasburgo. E se dovessi essere condannato anche a Strasburgo, la felicità che c'è nel mio cuore non mi verrà assolutamente portata via. Perché mai come adesso, veramente mai come adesso, sono così felice nonostante la lista dei problemi che ho, che guardando come va questo mondo,
in base alla lista dei problemi, noi tariamo la nostra felicità o il fatto di poter essere contenti o meno. Io sono felice nell'essere felice, nel constatare che veramente non c'è nulla che può toccare la mia felicità. E la mia felicità, anche se bastasse semplicemente fine a se stessa, che mi fa rendere felice, poi come vada, andrebbe bene anche così. Per esperienza quarantennale, perché il 4 febbraio festeggerò il compleanno di quando ho ricevuto la conoscenza del sé, quella conoscenza di cui parla Socrate, che nessuno sa che cosa sia. Quando Socrate dice conosci te stesso, non intende dire conosci l'alfabeto, fate un'istruzione, o come dice Marco Guzzi che vuol fare la rivoluzione, no? Lui vuol fare la rivoluzione. No, ma non voglio parlare di Marco Guzzi. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Ah, sì. Il 4 febbraio festeggerò, e poi chiudo, il 4 febbraio festeggerò i 40 anni di sposalizio con il mio cuore, con me stesso, con l'aver trovato quell'amore che non puoi perdere, neanche con la morte, perché quando io morirò fisicamente, questo corpicciotto, questa macchina che ha ospitato il conducente dentro, andrà alla demolizione, come è giusto che sia, come tutte quante le altre macchine prima di me hanno già fatto e che io farò quando sarà il momento, la mia anima non morirà, continuerò ad essere, ad esistere, scoprirò come sarà in quel momento lì, no? Ma per il momento sono molto felice di avere un'anima dentro di me, cosciente, attenta, eretta, che fa attenzione alla vita che mi sta succedendo, perché non torna più, ogni respiro che faccio non torna più, e siccome nella mia saggezza che si è accumulata piano piano nel tempo, giorno dopo giorno, ho capito che l'unica ricchezza che posso veramente accumulare e portare con me è l'attenzione che io posso fare nella parentesi di questa ospitata in un corpo umano a vivere una vita terrena. Quello è il bene più grande al quale io devo fare attenzione e far sì che cresca. E lo faccio. E il 4 febbraio festeggio i 40 anni. E mi ricordo, e chiudo, mi ricordo il giorno, ero a Padova, e il 4 febbraio del 1980, in un garage, insieme ad altre persone di varie parti d'Italia, mi furono rivelate gratuitamente, perché la conoscenza del sé è gratuita, non la puoi pagare, perché c'è poi un donatore alla base che fa la differenza. Mi diedero queste tecniche che io avevo inseguito per 7 mesi, no? E non vedevo l'ora di riceverle. Alla fine le ricevetti, mi ricordo, il giorno dopo aver ricevuto le tecniche della conoscenza, quando mi svegliai, la gioia di poter iniziare la giornata cominciando a meditare. E mi ricordo un friccicore, un'energia, una freschezza, un entusiasmo dentro il mio cuore nel poter mettermi lì e cominciare a meditare, che poi dopo in tutti questi anni non ero più stato capace di sentire. È sempre stato bello, è sempre bello per me andare a meditare. Mentre medito, quando finisco di meditare, sento proprio questa pace che mi invade completamente e mi accompagna nelle cose che faccio in questo mondo qui, no? Però non ero più stato capace di sentire quella presenza, quel friccicore speciale. Ed è già 4 giorni che mi alzo la mattina a casa mia e medito con quella gioia di farlo come non avevo mai fatto prima. Mi è già capitato di meditare 2 o anche 3 volte al giorno, no? Però lo facevo con quella cosa, so che mi fa bene, quasi come un allenamento, lo devo fare perché poi ne avrò un beneficio e lo facevo, eccetera. Però non avevo più risentito quel piacere
che invece in questi giorni sto sentendo, e sono molto contento che questa cosa mi stia succedendo, perché il 4 febbraio è molto vicino e tutti gli anni ho festeggiato, mi sono sempre ricordato del 4 febbraio perché è stata la data più importante nella mia vita, è la data nella quale io sono veramente nato in questo mondo, consapevole di esserci e di afferrare il bello che il mio cuore ha sempre desiderato e che non smetterà mai di desiderare e che piangerà sempre finché non lo troverà. Sono contento questa volta perché quando ci arriverò, dopo 40 anni, ci arriverò di nuovo con quel piacere di poter sentire la mia libertà veramente totale, perché non è più neanche, seppur lievemente, un dovere farlo, no? Ma è veramente un piacere, perché io vado tutti i giorni a contatto, a rapporto, nell'abbraccio, nel coito interiore tra me e la mia divinità. È la mia divinità e non c'è cosa migliore, non c'è cosa, rapporto, incontro, esperienza migliore al quale, come dice Prenravat, devi mettere attenzione, perché la vita pretende da noi attenzione. Fa uno sketch talmente bello, sta facendo uno show talmente bello, che tu la cosa che devi fare, la più importante e la più facile, è quella di fare attenzione, di guardare questo bellissimo film. Per cui adesso faremo testare queste due bombe della pace e se funzionano entrerò nei dettagli e vi dirò come potete prendere vantaggio, se volete. Se non volete prendere vantaggio, lo prendo io e quelle persone che hanno avuto il codice maturo al punto tale di capire che cosa ha senso e che cosa no. Qui finisco e vi aggiornerò sull'andamento della cosa e dei processi che mi stanno aspettando. Quello del 30 gennaio e poi in maggio ho di nuovo un altro appello. Insomma, è un periodo che gli avvocati, i giudici mi chiamano spesso andare da loro. Io ci vado contento come una Pasqua, perché non sono solo. Non sono solo. Ho un protettore dentro di me. E l'ho visto anche stavolta. L'ho visto anche stavolta. Che non mi promette mai niente. Mi dice solo: poni attenzione al tuo cuore. Non avere nessuna aspettativa, perché saranno inevitabilmente deluse. Ma stai aperto e guarda quello che succede, ed è quello che io faccio. Qui finisco, vi saluto e vi bacio con un bacio della Madonna. E qui gli metto le famose... Ah, dico solo una cosa, qui dentro ci sono quattro elementi, come sono queste quattro anime. Mazza, come dondola. E perché ne ho messe quattro? Perché di più non ce ne stavano, e poi quattro perché sono le quattro tecniche della meditazione che io faccio, per cui quattro per me è il numero perfetto. Di nuovo un bacio della Madonna. Ciao.